Buon 2020 a tutti, quest'anno stiamo partendo a cannone con un macello di contenuti che vedrete sui miei social, su questo canale YouTube, anzi se non l'avete fatto ancora iscrivetevi perché ci saranno novità molto presto anche su Abyss Clean Up. È stato il 2019 un anno molto importante per il Fiumoreto perché si è cominciato a creare quel legame affettivo con il fiume, piano piano le associazioni sono entrate così in sintonia, hanno cominciato a lavorare insieme, adesso sono più di 30. È stato presentato a Villa Niscemi a fine 2019 il manifesto di intenti del contratto di fiume che mette insieme appunto 30 associazioni più i comuni interessati e descrive un po' le linee guida che si dovrebbero appunto poi seguire nel contratto di fiume vero e proprio. Che da oggi probabilmente mettiamo finalmente la prima pietra per arrivare, diciamo, al contratto di fiume definitivo. Secondo me siamo a veramente un ottimo punto, perché stiamo anche creando un legame affettivo tra le persone che il fiume lo vogliono recuperare, ci vogliono vivere. I due obiettivi ampi sono intanto lo stop ai fenomeni dell'abusivismo, degli scarichi fognari, degli sversamenti dei rifiuti e degli scabbricidi. Ulteriormente, ci proponiamo comunque un'azione che sia orientata verso la rinaturalizzazione di tutto il territorio. Stiamo elaborando quello che è il primo step, che dopo il manifesto di intenti è il quadro conoscitivo, cioè la raccolta di tutte quelle informazioni, di analisi, che riguardano il fiume. Il 4 gennaio del 2020, proprio per dire che abbiamo cominciato la stragrande questo nuovo anno, tutte le associazioni si sono riunite, parliamo di appunto circa 30 associazioni, almeno comunque i rappresentanti di queste associazioni, da Palermo, Monreale, Altofonte, si sono riunite per discutere anche del progetto che deve essere appunto presentato al FAI adesso a brevissimo, un progetto di recupero di 4 sentieri, 4 punti di interesse nella parte alta del fiume. Guardiamolo come un bene non pubblico, ma un bene comune, perché qui da noi il bene pubblico non è di nessuno. Fare in modo che quindi ogni tratto di fiume legato a questo sentiero didattico diventi un elemento che mette in moto un'azione proprio come dire, adozione. A monte di questo ponticello, andando verso monte, c'è una cascata. Ai piedi di questa cascata c'è una cosiddetta naca, che sono delle aree di bacini di calma, che dovrebbe essere, nel progetto prevede, l'impianto di rifiuto di operazione. Aspettiamo poi di capire se verranno stanziati questi 7 milioni per il Fiumoreto, un progetto molto più esteso, molto più ampio, che riguarda però dal Ponte Corleone verso mare, quindi verso la foce. C'è un video su questo canale in cui intervistavo già l'architetto Liuzzo, che potete trovare chiaramente nella playlist del Fiumoreto. Io vi invito a rimanere sempre connessi e sempre mantenere alta l'attenzione su questa tematica, sul recupero di questo fiume, perché è solo così che possiamo continuare tutti insieme a perseverare e a cercare appunto di raggiungere il nostro obiettivo finale, che è appunto avere un bel fiume, avere un fiume che possiamo vivere, ma anche avere delle zone del fiume totalmente protette in cui non può entrare nessuno, quindi questo vedremo poi in futuro come fare. È un sogno? Sì, è un sogno, però al momento ci stiamo anche abbastanza avvicinando al raggiungimento di questo obiettivo, quindi non dispererei. È chiaro che a Palermo tutto può morire, tutto si può distruggere da un momento all'altro, ma in questo caso c'è un sacco di persone che stanno lavorando per questo obiettivo, si cominciano a mettere finalmente degli obiettivi con delle scadenze. Cerchiamo di mantenere chiaro l'obiettivo, di avere sempre chiaro l'obiettivo e di mantenere alta l'attenzione su questa tematica, perché il 2020 e il 2021 potrebbero essere veramente gli anni in cui si finisce, diciamo così, di preparare l'opinione pubblica e di preparare anche il terreno per gli interventi veri e propri sul fiume. Potrebbe partire veramente con qualcosa che non è mai stato fatto prima a livello storico. Sarebbe molto 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 importante per tutta la città. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché tra Abyss Clean Up, Oreto, altri progetti, outdoor, filmmaking, insomma, quest'anno un macello di contenuti, un terremoto di cose da sapere, da scoprire e da vedere insieme. Quindi a presto.